E niente, sto andando da Tade, dal Giage. Ragazzuoli, bentornati. Siamo in viaggio da un po' di ore, 4 ore. Circa. Siamo di nuovo in compagnia di Andrea e siamo nel Super CRV col carrello a seguito. E stiamo andando in provincia di Trento. Come avete visto, avevo la sveglia alle 4, quindi già mi sono dovuto alzare presto. Però ho detto, vabbè, andiamo a vedere una Civic, quindi almeno andiamo a vedere qualcosa di bello. Poi in realtà scopri che la Civic è un EG e quindi la giornata parte male. Perché tutti sappiamo che K è maggiore di G, ma non Dade, che ha deciso di comprare un EG. Vabbè, scherzi a parte, stiamo andando a vedere un EG col motore fermo, perché pare che sia fuso. Come tutte le EG, ce la porteremo sicuramente a casa perché dalle foto. Sono bresciano e dico foto, va bene, foto ostia. Foto la moto. Ma intanto guardate che bello. Guarda che bei posti qua. Questa è casa mia. Perché ho speso tutto nella Civic e non ho i soldi per sistemarlo. Notiamo intanto le strade del Trentino. Asfalto perfetto, righe perfette. Viaggio lunghetto, tipo 5 ore. Perché con il carrello la velocità massima è 80 km/h. Di conseguenza i tempi si allungano. Lo sa bene Andrea, che è il suo mestiere. Parlavamo di sesso, droga e rock and roll. Di quando eravamo giovani, io e Andrea perlomeno, perché lui è ancora giovane. Non è ancora arrivato a 30, quindi. Io sono ancora giovane. Però passati 25. Siamo giovani dentro, però. Cosa è una bella frase? Quando dici queste frasi, fanno capire. Sei vecchio. Non voglio che sei vecchio. Sì. Una bella fine. Questa è una bella frase, quando veramente sei vecchio, dici questo. Siamo oltre 30. No, più che altro che tutto fuori, cioè col 30 c'eri per l'autostrada di Ok, Trento. diciamo, pesi sulla rete. Farsi 5 ore per andare a prendere una Civic, più il ritorno, direi che per un giro potrei fare per un Lo stai dicendo alle persone sbagliate, adesso ti buttiamo fuori da sta macchina, a te la tua EG di merda, ti buttiamo giù Esatto. nel burrone. Sganciamo l'EG in curva in corsa dal carrello. Andrea non la lega, con me dentro. Con me dentro. E tu dietro gli diciamo, esatto, vai dietro per provare prima devo l'emozione. Il brutto che ha avuto anche le capo, quindi è proprio un Sì, traditore. sì, è proprio un traditore, Poi l'ho esatto. sempre detto che ho rimpiazzo le capara, io infierisco anche. Vabbè, dai. È bella anche l'EG, a me piace. Tanto quanto bello. Bellissimo. Quando la mia era ancora stradale, la domenica prendevo con altri amici e veniamo sulle montagne. Ma io ho fatto due vacanze in moto in Trentino solo per fare le strade. Io partivo la mattina e poi ho prenotato tutti gli alberghi giorno per A giorno. tappe. Da oggi andiamo da qua là. Ma che bello. Dalle nostre Che bello! parti Figata. niente. Che figo. Guarda che bello, intanto sopra. Ma quanta bella legna. Una piccola curiosità, se sei cittadino trentino, ogni cittadino ha diritto ad una quota di bosco da tagliare per la legna da ardere. Ti spetta, sì, ti spetta proprio come cittadino. Quindi uno se vuole, vedete là, un catasto di legna tagliato. Se potete, fatevi un giro in Trentino, cioè veramente girate anche a caso e ci sono belle curve, bei paesaggi e un asfalto stupendo. Quindi. L'asfalto stupendo, di asfalto. Ah, è un asfalto stupendo. Ah, c'è un aspa stupendo. Sbam! Va che bel posticino! Fighissimo! No, raga, io mi devo trasferire qua. Altro che città di merda. Guarda la faccia di questo. Raga, non Tutto potete contento, capire, non potete tutto. capire Ma davanti a sta macchina. sì, no, non possiamo capire perché è un EG, quindi è incomprensibile Esatto. tutta questa emozione. Vabbè, eccola qua. Questo, Beh, mica, questo spoiler, meno 50 km/h voglio di velocità levarlo massima. subito, guarda. È La camicia bella. è bella. Non Che capisco se è cazzo di marrone, colore ruggine, non lo so. è? Hai 15 al Sì, hai libretto? 15 al libretto Oh questa. mio Dio, come fa? Non lo voglio sapere. Meglio non Non lo voglio saperlo. sapere. Specchietti in Sì, no, è carbonio, ma è pitone. No, andato. no, questo è pitone schiacciato sull'autostrada e cotto da 6 Targa mesi. Initial D. Cofano in barbonio. Vediamo la ruginetta sul passaruota perché è un EG. No, però dentro. No, è sana. Qua c'è un po' di ruginetta anche qua sul Va bene. cosino, però è Roberto, insomma, Vabbè, Roberto Roberto si da fa. poco. Vediamo sotto.
C'hai i braccini. Non ci avevo fatto caso. Gli hanno tolto le mutanature. È vero. Non ce le ha. È vero, senza mutanatura. Che brutta. No, in realtà io preferisco fan cagare le mutanature. Vieni a vedere. Qua è tutto vuoto. Si vede qua dentro. Ah, sì, sì. Allora, qua. Ah, perfetto per far marcire l'auto e i cablaggi. No, sì. Qua ci vogliono i parafagni. Qua ci vuole parafagni. Bisogna recuperarli. Qua ci sono le ragnatele. Guarda qua. Bum. Guarda qua, leggito. È da notare il paraurti. Ora abbiamo appena finito di mangiare, abbiamo fatto la pausetta pranzo in questo albergo e ristorante che si chiama El Montin. Abbiamo mangiato strabene, primo, secondo, doppio giro di contorno, acqua, caffè, dolce, con lo strudel buonissimo. Abbiamo speso 14 euro a testa, ho preso acqua, caffè, dolce, tutto quanto. E tra l'altro il posto è veramente bello, quindi consigliamo assolutamente. Bon, è arrivato il momento di caricare la macchina sul carrello e abbiamo dovuto staccare il paraurti davanti perché la macchina era troppo bassa e altrimenti non saremmo riusciti a farla salire, quindi senza il paraurti abbiamo guadagnato un po' di centimetri per tirarla su. Buono, ho preparato il carrellino, agganciato lì sotto, agganciato il paraurti. Eccolo il giage, fresco fresco di passaggio. A posto, è tua. Presa. È tua. Bravo, grande. Adesso sei uno sfortunato possessore di Egigio. Non hai abbracciato un egista, non hai filmato. Che schifo. Eccoci qua, siamo fermi al solito autogrill disagio, ma una birra fresca 6 euro da 33. Ma cosa avete in testa? Ma l'avete bevute voi tutte quelle del magazzino prima di fare i prezzi? Siamo quasi da sgranchire le gambine. Ma che cazzo ridi che hai comprato un EG? Porca troia, veramente. Vergognati. Senza motore. Ah, esatto, vergognati. Parliamo di questo. Qui c'è un bellissimo... Dai, apri il cofano. Dai, il apriamo. Voilà. Wow. Che al gonno. Race power. VTEC. Ah no. Sa di no. Abbiamo un bellissimo mono iniettore, uno è meglio, cioè quattro non servono, e per risparmiare peso, solito tamarrata dentro il cofano che sparirà, e un bellissimo impianto elettrico volante, e qua l'ho accorciato io, perché prima era così. Ah, che bello, colli schifo merda, aspirazione schifo ma merda, ma soprattutto sì, e questa cosa ok, però guarda, ho trovato una cosa che funziona. È un EG, non può funzionare. Questa è l'unica cosa che funziona in sta macchina, perché il motore qua è rotto. Sì, ma no. Un suono di merda, senti come suona di merda. Che schifo. Qui ci sono dei sexy buchi dove entrare per... Vabbè dai, lasciamo perdere. Facciamo vedere il culo. Bella croccantina. E voilà. Mamma mia, lo stile. Che merda. La qualità. Lo sgarrego. Vuoto. Bam, fica le fiamme. Questo arancio non è ruggine, è il fuoco. Okay. Beh, almeno abbiamo i bracci di uno specchio formaggio originali. Sì. Poi abbiamo l'assetto Max Merda Roots. Beh dai, almeno non è croccante sotto il telaio. No, dai, fatto. È messa bene. Poteva andare peggio. Sì, poteva andare decisamente peggio. Poteva essere un EG, ah no. Esatto. Cerchi momo, verniciati, calci, pennello. Qui dentro c'è un altro motore con un altro cambio. E ovviamente anche questo non è funzionante perché raga, è un EG, è un EG, non funziona. Il cerchio c'ha il centraggio giusto senza sì. Non è un EK. Un po' di ricambi, qua abbiamo la centralina, inutile perché è l'originale. Manicotti B16 se qualcuno li vuole. Bianchi, così si pensa che un EK9 va più forte. Radiatore e poi la sportività. Minchia lo sport. Made in Japan. Napai ni Edam. Che è una maledizione per i proprietari. Made in Japan, ok. Ok. E qua abbiamo la batteria spostata al retro perché è bello, soprattutto quando è così. E si adatta alle asperità dell'asfalto, quindi è dinamica. Ciao, chiudiamo sto disagio. In arrivo un altro motore. Sì, stavolta dovrebbe funzionare. Un po' di crocco anche qui. Guarnizione, anche questa è una guarnizione dinamica. Oh, che bella. Niente, adesso riprendiamo il nostro viaggio. Fatto il peggiore investimento finanziario della mia vita. Sì. Investimento nel senso che ti sei fatto investire, investire dalle emozioni. Hai fatto un... Ho fatto un errore che si chiama EG4.
Raga, siamo in autogrill, guardate cosa c'è qua. Guarda il fitment. C'ha le porte con i codici per entrare. Siamo finalmente arrivati a destinazione. Finalmente è fatta e non è ancora finita perché io e Andrea dobbiamo ancora tornare a casa e io ho la macchina a casa sua, quindi sono l'ultimo a tornare a casa carrello. E dobbiamo cambiare la ruota al carrello perché si è rotta. L'antica EG andava portata in salvo. Vi faccio vedere, così schiattate di invidia tutti. Recaro integrata IPR DC2 senza strappi né buchi. La coppia. Dade, raccontagli quanto l'hai pagati. Ho aumentato 200 euro partendo da 150 originali. E gliene date di più perché? Per essere sicuro di prenderli. Anche io ho avuto fortuna con i Recaro, ho preso lo stesso modello ma però rossi e li ho pagati 4,50 la coppia, messi molto bene. Difficile, però quando si ha tempo e molta pazienza gli affari si trovano. Eccoci, è quasi finito. Abbiamo lasciato Dade a casa con la sua Egigio e adesso siamo a fare un pit stop, gommina del carrello da cambiare. Faccio vedere i mezzi di Asfa. Un bellissimo missile a due ruote, bellissimo, veramente stupenda. E qui dietro c'è la plurivittoriosa EG9 del Swap K20. Bella riverniciata, farettino finito perché non serve. Le pinze Sbun. Ed eccola qua. La sticker che l'ho montata e non l'ho mai usata. Ah, guarda là, sì. C'è lo spoiler sticker che deve essere ancora inaugurato, perché da quando l'ha montato adesso è fermo perché deve rifare il motore e quindi questa non ha mai corso. Plurivittoriosa, ma non questa. Lei no. È l'unico pezzo. Presa d'aria che ha segnato il destino racing di questa EJ9. C'è il buco nel faro per l'aspirazione. No, questa è una vera autopista. Beh, niente, adesso cambiamo sta gommina e poi vado a riprendere la mia EJ9 e finalmente torno a casa. E niente, alla fine, alla bellezza dell'una di notte, sto tornando a casa. Sacchetto del McDonald's sul sedile solo perché il Burger King era chiuso. Una giornata infinita, però è stata una bella esperienza, era in buona compagnia, abbiamo visto comunque dei posti bellissimi. Il Trentino è meraviglioso, sembra di stare in un'altra nazione, cioè non c'è paragone proprio. Se volete poi seguire gli sviluppi anche per questa EG, iscrivetevi al canale. Vediamo al prossimo video. L'imitatore per festeggiare la fine serata. E buonanotte.